Siccome questo incontro è abbastanza, credo, denso di tematiche, di contenuti, io direi di iniziare, poi se arriva ancora qualcuno recupererà. Ci siamo accordati, inizio io e parlo di Dario Pacino e sostanzialmente solo di questo libro che, per cui è diventato conosciuto all'epoca. E poi invece Luigi Piccioni, che è uno storico dell'ambientalismo, ha scritto molto sull'ambientalismo e alcuni filoni, no? Soprattutto sulla protezione della natura in Italia. E notizie più dettagliate c'erano nell'invito. Io segnalo la pubblicazione ultima che abbiamo fatto, che ha fatto lui, che è consultabile in altro Novecento, che tocca un nodo che è parallelo a quello di cui parliamo oggi, cioè la posizione della Chiesa, come la Chiesa rielabora, cioè tutta la sua visione sul tema dell'ecologia al passaggio tra gli anni 60 e 70. Ecco, io volevo iniziare con una piccolissima considerazione di taglio, diciamo così, storiografico. Solo per porre dei problemi senza dare nessuna soluzione. Allora, se quello che argomentano in modo diverso, come vedrete, Dario Pacino e Aurelio Paccei avesse un qualche fondamento, in definitiva la visione che noi abbiamo soprattutto della storia contemporanea dovrebbe essere addirittura ribaltata. Cioè, noi siamo abituati nella storia contemporanea a dire che dopo il 45 è l'età dello sviluppo, del progresso, i 30 anni gloriosi, poi altri e così via. Ecco, questa verrebbe inficiata alle radici e questo è un primo punto. Il secondo punto che volevo evocare e che ha molto a che vedere con questo ciclo di incontri è che sicuramente c'è una sorta di coincidenza temporale, non credo casuale. Siamo attorno al 68. La fondazione del Club di Roma è esattamente del 68, il libro di cui parlerà esce un po' dopo, ma ecco, va bene, e lo stesso vale per Pacino. E nonostante questa coincidenza temporale, diciamo così, l'incontro tra il tema ecologico, l'ambientalismo, eccetera, il 68 in definitiva non c'è. Rispetto a questa frase ci sono delle eccezioni, ma sostanzialmente non c'è. Ecco perché, questo richiederebbe appunto un approfondimento, che non possiamo oggi se non indirettamente. L'altro punto, gli altri due punti che sono collegati, no? Cioè, se voi prendete in considerazione, in modo anche molto sintetico e schematico, i temi che il 68 poneva dal punto di vista politico, direi che è innegabile il fatto che è una sorta di fallimento totale, poi uno può anche non essere d'accordo, però ecco, se invece prendiamo in considerazione il nodo ambientale, ecologico, le cose sono un po' più complesse, sono un po' più complesse, non dico che sono del tutto aperte, ma insomma, qualcosa è successo. Perché è successo? Perché c'è stata comunque, ci sono state delle forme di cercare delle vie d'uscita, delle forme di, cioè, qualcosa, ecco, mi sembra il panorama più mosso. Ovviamente, se uno poi tiene conto che adesso arrivo a Pacino, lui si sofferma molto sul caso America, Stati Uniti, perché è lì, no? Ecco, e vediamo quello che sta succedendo. Allora diciamo così che Pacino aveva ragione da vendere e hanno torto quelli che pensano che la partita sia aperta. Bene, dopo queste affermazioni apodittiche, io volevo parlare, ripeto, solo di questo libro, anche se tutta la parabola di Pacino è molto interessante e do come notizia il fatto che noi abbiamo non proprio tutto l'archivio, ma comunque abbiamo un fondo che viene dalla famiglia Pacino, abbastanza significativo, che dovrebbe essere ordinato, eccetera, eccetera.
Allora, il libro è questo, L'imbroglio ecologico, è degli inizi, è datato 22 gennaio 1972. Allora, Pacino pone, e io cercherò di sintetizzare il suo discorso facendo parlare lui soprattutto, no? E anche in questo caso sono delle affermazioni che andrebbero discusse, vediamo se poi avremo il tempo. Ecco, c'è agli inizi, in apertura, nelle prime pagine, no? Un'avvertenza fondamentale. Io credo che sia questo il nodo, come dire, teorico e metodologico su cui lui torna ripetutamente. Tra virgolette, non trasferire alla storia degli uomini le categorie di storia naturale. Il concetto di storia naturale è fondamentale nel suo argomentare, anzi lui tende a contrapporre storia naturale e ecologia, non posso entrare nel merito, ma questa avvertenza mi sembra molto solida e per esempio nel mio nulla io considero o è un'espressione metaforica, altrimenti non ha senso sostenere quello che stanno sostenendo in molti, che siamo in una nuova era, no? Come se fossero le ere geologiche, siamo nell'antropocene, che diavolo vuol dire? Cioè, ecco, dal punto di vista di Pacino non ha nessun senso, nel mio piccolo, anche dal mio punto di vista. Volevo, siccome poi lui dà alcuni spunti, per capire cos'è stata questa storia naturale e allora anche come, diciamo, qualcosa in più, come funziona la biosfera, ecco, io volevo proporvi due citazioni, una di Pacino e una di Enzo Ferrara, che è stato qui l'ultima volta, no? Queste due citazioni hanno un intento, come dire, di una ulteriore avvertenza, cioè rispetto alla posizione che vedo, ad esempio, filosoficamente molto diffusa, che l'uomo è la tecnica è il nuovo Dio, eccetera, eccetera. Allora, Pacino, riprendendo per esempio da un biologo all'epoca importante, inizio anni 70, Giorgio Morpurgo, richiama il ruolo decisivo per la vita sulla Terra, non solo la nostra, di un batterio, il Bacterium oligocarbophilum. Anche qui, estrema semplificazione. Si trattava di, come dire, trasformare l'ossido di carbonio in anidride carbonica. E poi con una serie di sviluppi, perché questi sono tempi, la datazione attorno ai 3 miliardi di anni in cui sarebbe avvenuto questo processo, per cui è stata resa respirabile l'atmosfera. Poi sono state altre avventure di questo batterio, semplificando, ma io vi richiamo invece la citazione di Enzo Ferrara, perché Enzo Ferrara, che è stato qui la volta precedente e che sta per pubblicare un suo testo in un volume che sarà il quinto della serie che lì esposta sull'altro Novecento, il comunismo eretico, il pensiero critico, ecco, il testo di Ferrara si chiama Scienza e vita oltre i limiti. E la prima parte di questo testo è incentrata su un altro enzima, in questo caso, che sintetizzando un nome molto complesso chiama Rubisco, cioè il nome con cui lo nominano gli addetti ai lavori. Proprio la prima parte è dedicata all'intelligenza del rubisco. Cosa significa? Significa che questo enzima, proteina vegetale, che estrae CO2 dall'atmosfera, produce zuccheri e rilascia ossigeno molecolare, che è la cosa importante, perché consuma il famoso, che adesso tutti hanno presente anche solo leggendo i giornali, gas clima alterante, appunto CO2. Ma non è solo questo. Lui dice, Ferrara, il rubisco è fondamentale perché, cito, è il demiurgo della generosa diversità di tutta la biosfera. Cioè, quindi la ricchezza
di biodiversità dipende da questo, dipende solo da lui, la cosa è complicatissima, però questo è decisivo. È solo che il rubisco, avverte Ferrara, a volte cambia idea, no? E invece di fare quello che è il suo mestiere fondamentale, quello di consentirci di vivere, fa l'inverso, prende ossigeno e rilascia biossido di carbonio. Ecco, allora, se questo passaggio va avanti così e esagera in questo diverso comportamento, significa che non c'è più possibilità di vita. Perché hanno, io non sono un tecnico, non so nulla, però il senso qual è di queste avvertenze? Cioè, stiamo molto, molto attenti nel sopravvalutare le potenzialità del signor uomo, no? Ecco, che possono essere distruttive entro certi limiti, ma certamente non in grado di creare un ambiente totalmente artificiale, per cui che ci importa a noi di quello che succede nella natura. Ecco, questo era, mi sembrava opportuno da ricordare. Poi, siccome vedo che il tempo passa veloce, è inevitabile, volevo richiamare alcuni passaggi del volume. Allora, un passaggio fondamentale in questa evoluzione, in questa storia naturale che diventa storia degli uomini, quindi storia umana, il primo passaggio, ricorda, è l'invenzione da parte di X dell'utensile. Cioè, ecco, da quel momento lì la storia cambia. C'è bisogno di che evochi anche cose notissime. Il secondo passaggio, quindi l'agricoltura, eccetera, il secondo passaggio è quello della rivoluzione industriale. Perché con la rivoluzione industriale su base capitalistica, come è avvenuta, no? Citazione, in quel caso si ha la negazione stessa di ogni norma di conservazione della natura e delle sue risorse. Ecco, questo è il filone su cui tornerà molte volte. Pacino e qualcosa magari richiamo. Allora, cioè, il primo passaggio è quello che dà il via alla storia, finisce in qualche modo la storia naturale dell'uomo ed è la storia umana grazie a questa capacità di intervenire. Il secondo passaggio, secondo lui, non so, Pacino, fondamentale, è quello della rivoluzione industriale. Però siamo dentro all'epoca, anni, quando scriveva lui, inizia anni 70, adesso altro che dentro, a un terzo passaggio. Questo terzo passaggio è il tema del libro ed è complicato perché imbroglio ecologico, se uno lo prende alla lettera, ci porta fuori strada. Qual è questo terzo passaggio? Il terzo passaggio, lo dico con mie parole, non so quanto Pacino sarebbe d'accordo, è che l'intensificazione, la radicalizzazione di un processo che era già in atto, no? Per la prima volta può significare che l'uomo stesso è in grado di distruggere l'ambiente, ma non la natura in generale, l'ambiente che gli consente di vivere. Non so se, ecco, cioè, al di là dei tempi che sono da contare nei centinaia, milioni, miliardi di anni, eccetera, eccetera, addirittura miliardi. Cioè, quindi c'è una accelerazione. Questa accelerazione viene colta e viene, secondo Pacino, manipolata da chi pensa di poter risolvere il nodo della questione ambientale senza cambiare il sistema socio-economico. Questa è in definitiva la posizione di Dario Pacino. Rispetto a questo quadro, vi propongo, se l'avete presente, e Luigi, forse Gigi, forse sì, c'è una bella citazione che dice: quando sorge, qual è l'alba del sole ecologico? Beh, in definitiva lo rimanda alle due bombe atomiche. A quel punto lì si capisce che il potenziale distruttivo
può mettere in discussione, eccetera, eccetera. Ma di lì si innesca un processo che appunto vi richiamo perché forse non abbiamo ben presente. L'alba del sole ecologico, che oggi ci illumina, può datarsi da Hiroshima e Nagasaki e in genere dal fallout delle invenzioni e applicazioni tecniche della Seconda Guerra Mondiale caduto sulla cosiddetta produzione di pace. A quel punto, nell'ONU, dall'ONU germinò l'UNESCO, organismo di ben maggiori possibilità di politica culturale di quanto non fossero gli organismi precedenti di anteguerra. Fu il direttore generale dell'UNESCO, Sir Julian Huxley, che è fratello del famoso scrittore, che nel 1947, questa è una data che magari molti non hanno presente, organizzò la conferenza di Brunnen, Svizzera, 47, 70 delegati di 24 nazioni, conclusosi con la costituzione di un'unione provvisoria per la protezione della natura con sede nella stessa Brunnen. Perché l'ho richiamato? Perché questa preistoria recente non è affatto conosciuta, quindi di conferenze, eccetera, poi ce ne saranno molte altre. Con come dire, effetti pratico-politici limitati. Diciamo così. Ma perché Pacino parla di imbroglio? Ecco, perché lui dice che l'ecologia, così come viene presentata, poi ci tornerà in modo più puntuale, tra gli anni 60 e 70, in questo passaggio decisivo, dice, fa sparire l'ecologia uno dei due termini della realtà. I due termini sono la storia della natura, quella dei miliardi di anni, e la storia degli uomini. In questo caso il fondamento stesso della coscienza come appunto la storia degli uomini. Quindi qual è la critica? Che si parla di un uomo astorico, cioè si dà la colpa del disastro ecologico a un all'uomo, ma inteso in modo astratto rispetto alla concretezza storico, economico, sociale. Ecco questo. Di lì, in un processo molto accelerato, molto intenso, c'è un fiorire di riflessioni in quell'epoca, anni 60, questo forse l'abbiamo ricordato, cioè il libro è considerato epocale, quello della Carson sulla primavera silenziosa, non è che non ci fossero degli antecedenti, poi siamo intorno ai primi anni 60 e 62, ecco, c'è un'intensificazione, si moltiplicano le proposte di soluzione della questione ambientale e ci sono varie posizioni. Pacino analizza un attimo di più, dà un pochettino più di spazio alla posizione che lui chiama degli ecologi radicali e tra l'altro utilizza Giorgio Nebbia come, come dire, modello di questa ecologia radicale. Giorgio Nebbia è il nostro forte sostenitore e anche amico di Pacino. E allora sintetizza le cose che già nel 70 o che prima Nebbia e molti altri scrivevano, e quindi limitazione dell'aumento della popolazione, il tema demografico allora era fortissimo e sarà un tema su cui, ecco, limitazione dell'uso di automobili private, lotta all'inquinamento, eccetera, tutte. La posizione di Pacino in merito è, secondo me, al limite, non dico ambiguo, ma ambivalente. Perché lui commenta queste tesi dell'ecologia radicale con questa frase, con queste due frasi. Anche se alcune di queste posizioni sembrano nella realtà delle cose difficilmente raggiungibili, questa nuova utopia che aspira alla modestia, al silenzio, alla riconquista di un ambiente pulito, non può non essere considerata con grande fascino, soprattutto per i paesi più avanzati, soffocati dall'inquinamento, eccetera. L'ecologia globale, dice, questa nuova scienza sovversiva rispetto al modo normale di vivere e di pensare, sta diventando la voce della coscienza della nostra generazione, eccetera, eccetera. E quindi c'è una, diciamo così, un'adesione. Poi vedremo che in realtà Pacino ribadisce la sua lontananza, se vogliamo dire, da questa, per il motivo che ho già anticipato, cioè secondo lui non si può risolvere la questione ambientale, che ha dimensioni immensamente più grandi di quanto normalmente venga detto ancora oggi, no? Se non con i cambiamenti appunto strutturali, socio-economici, che tra l'altro il punto da un lato condivisibile, dall'altro che io non condivido affatto le soluzioni che poi
io, insomma, altri, che propone Pacino, perché è anche nel discorso suo, c'è cioè, dei punti deboli, e questo, come se avrò tempo, dirò, è un punto molto debole. E per entrare nel merito di questa, come dire, di questa simmetria tra, da un lato, la realtà dei fatti, e dall'altra la produzione di, vabbè, anche un po' di ideologia, se vogliamo dire, dell'ideologia ecologica, no, non è, l'ideologia non è fondata sul nulla, è fondata su qualcosa di molto sostanziale. Allora lui va in profondità sul caso americano, cioè dedica molto spazio al caso americano, e per farsi capire, farmi capire, riporto una breve citazione che lui ricava. Non è datato, non so dove vedere, perché siamo agli inizi del Novecento, 1910-20, sono le parole di un paleontologo americano importante, Fairfield Osborne, che muore nel 1935 e nasce a metà dell'Ottocento. E allora cosa dice, parlando dell'America, cioè degli Stati Uniti? Letterale: la storia di questa nazione nel secolo scorso, quindi nell'Ottocento, e quindi figuriamoci nel Novecento, nel secolo scorso, sotto il profilo dell'utilizzazione delle foreste, dei pascoli, della fauna, della flora e delle acque, è la più violenta e la più distruttiva mai verificatasi durante il lungo cammino della civiltà. Del resto, negli anni 60, Marsh scriveva già questo libro decisivo per chi vuole orientarsi, Uomo e Natura, che, su cui si mettevano in luce i processi distruttivi nell'Ottocento, non oggi. Quindi. Bene, però, e qui il tema, ripeto, del libro, nella polemica immediata, però negli Stati Uniti, proprio negli Stati Uniti, che certo non cambiano modello, le cose sul piano della, anche della riflessione, della proposta, eccetera, cambiano tra fine anni 60 e inizi anni 70. Fioriscono grandi quantità di iniziative, di proposte, eccetera, di superamento del modello inquinante, distruttivo, eccetera. Per cui Pacino dice: centro riconosciuto di questa crociata capitalistica perché nasce dentro al contesto delle grandi imprese o della politica, lo stesso Nixon, eccetera, contro l'inquinamento degli Stati Uniti, che sono pure l'indiscussa Atene dell'odierna cultura ecologica. E questo è il nodo che lui sottolinea in modo costante. Richiama delle soluzioni, tra l'altro è molto interessante, sarebbe, avendo tempo ci vorrebbe molto più, quello che vedere quello che veniva proposto in quegli anni come vie d'uscita e come pratiche, quello che poi non, per fortuna non è stato più, non so, così, è andata così, e altre che invece sono completamente realizzate. Ad esempio, c'è un cenno alla creazione di che cosa? Una mutazione antropologica, che però è qualcosa di più di antropologica, per cui si crea un essere postumano adatto all'ambiente mutato tecnologicamente, cioè l'ambiente è mutato per tecnologia, noi ci, ecco. Questo è un elemento costante di fantasie, ma anche di sperimentazione e così via. Rispetto a questa impostazione, Pacino, questo ve la leggo, con 10 minuti me li prendo ancora, Pacino riporta una citazione da un personaggio non banale, che è il fondatore della cibernetica. Il fondatore della cibernetica, di origine tedesca, credo, Norbert Wiener, scriveva tra il 46 e il 50, qui sintetizza una serie di tesi, ed è molto importante vista la fonte da dove vengono, ecco, e dice: facendo dipendere, perché appunto l'uomo biotecnologico è l'innovazione tecnologica spinta, eccetera, cioè, facendo dipendere dalle future invenzioni la possibilità di districarsi dalla situazione in cui ci ha portato lo sperpero delle nostre risorse, ripeto,
prima del 50, qui sta scrivendo, tra il 40, 46 e il 50. Lo spirito dice, noi dimostriamo la nostra predilezione per il gioco d'azzardo e la nostra ammirazione per il giocatore, sebbene in circostanze in cui nessun giocatore intelligente oserebbe arrischiare. Per quanto grande sia l'abilità di un fortunato giocatore di poker, egli deve infatti conoscere almeno il valore delle carte che ha in mano. Ma in questa partita sul futuro delle invenzioni, nessuno conosce il valore delle proprie carte. Noi siamo assai più vicini alla carestia e alla peste di quanto ci piaccia supporre. E poi torno su questo che sembra un'affermazione assurda. Oggi siamo esposti ai disastri più che in qualsiasi altra epoca precedente. Allora, questo non è un fanatico ecologista, eccetera, questo è il fondatore della cibernetica che si permette di fare questa considerazione. Allora io vi segnalo che tra pochi giorni, giovedì, nel centro con cui noi collaboriamo spesso, Centro Sereno Regis di Torino, ci sarà una conferenza di Paolo Vineis, che è un epidemiologo, non è l'ultimo, anzi, no? Ecco, il tema è le epidemie della globalizzazione. Cioè, quindi non è che noi dobbiamo adesso vedere chissà che cosa, però, voglio dire, a livelli significativi c'è grande attenzione per i temi che in modo volutamente brutale poneva il fondatore della cibernetica prima che in qualche misura i fatti avvenissero. Allora, vabbè, non voglio insistere sulle questioni che avete già colto, in sostanza Pacino mette in evidenza questa contraddizione insuperabile tra, da un lato, la necessità che imporrebbe la storia naturale tradotta in ecologia di cambiare, eccetera, e dal fatto che sostanzialmente un cambiamento come sarebbe necessario non è opportuno perché prevale quello che lui chiama il Leviathan socio-economico. Aggiungo che Pacino, in questo libro, che contiene anche secondo me una grande ingenuità per la speranza che lui ripone in un modello che non è più quello sovietico, perché sull'Unione Sovietica ci sono delle critiche molto forti, ma è il modello cinese, questo modello cinese che è un Mao rivisto nel senso di dire la conciliazione tra la città e la campagna, eccetera. Poi purtroppo la ricerca storica e non solo, già all'epoca di Pacino era possibile saperne di più, però vabbè, non importa, è andata così. Però a proposito delle pratiche, come dire, distruttive applicate su grande scala anche in Unione Sovietica, avevo un book di memoria, ricordavo bene i tentativi di deviare il corso dei grandi fiumi, eccetera, ma vista l'attualità del fracking, no? Cioè noi dobbiamo tirar fuori, no? Dalle viscere della terra il petrolio, il gas, non ce lo facciamo, ecco, lì l'uso del fracking nucleare non è una cosa da poco, cioè ad esempio quella pratica di far scoppiare mini bombe, non so quanto mini, nel sottosuolo, per questo non mi pare che sia più stato, però non ho informazioni, magari lo ripropongono. E arrivo. Ecco, a smentita di questa ingenua affermazione, non è solo un'affermazione, è un discorso di Pacino, ma non ho il tempo, io ho portato, chi vuole, questo è un libro dedicato a, non dedicato, è la descrizione di una mostra che l'archivio Prezzolini, che a Lugano, perché opportunamente ha pensato di donare le sue carte prima di morire a Lugano, non fidandosi troppo, ecco, del contesto nostro, è Guido Ceronetti. Allora, Guido Ceronetti col 68 non c'entra niente, con Pacino penso che non andasse d'accordo assolutamente, com'è, però concordavano su alcune questioni, secondo me fondamentali. Ceronetti qui cita un libro famoso in cui un giornalista e anche più uno scrittore, Edgar Snow, intervista Mao.
Allora, c'è un'affermazione di Mao che secondo me è rivelatore di come. Cioè, Mao in definitiva cosa dice? Dice, vabbè, c'è cioè, questo la bomba atomica, ma in definitiva cosa è successo? Sì, hanno fatto gli esperimenti a Bikini, ma adesso a Bikini ci sono di nuovo gli uccelli che cantano. Poi una guerra nucleare, c'era 1 miliardo di morti, ma dopo ci sarà il socialismo. Ecco, allora, queste affermazioni, che sono giustamente, cioè, paiono allucinanti, però a quell'epoca... Ecco, vabbè, non faccio polemica mica con Pacino, è solo per ricordare che ci sono, secondo me, dentro la sua analisi, delle cose molto, molto valide, vere ancora oggi, ma ci sono dei punti deboli. Però nello stesso articolo di Ceronetti c'è un'affermazione che voglio richiamare, perché su questo sono d'accordo, credo, Nebbia, che è il nostro principale referente per tante cose, Pacino e Ceronetti. Ed è un'affermazione che ci mette molto in difficoltà, noi che siamo dei sopravvissuti. Cioè, in definitiva, cosa dicono? Che c'è stato un momento in cui era possibile giocare la partita. Proprio tra gli anni 60 e 70 era possibile riorientare, no? La nostra società, la nostra economia, il nostro modo di vivere, eccetera. Dopo la partita è persa, no? Ecco, allora, questo pessimismo pesantissimo però viene argomentato in modo molto efficace, direi, da Ceronetti e anche da Pacino. Questo è solo un punto di contatto. E cita Cornelius Castoriadis, che è un pensatore poco conosciuto in Italia, ma di altissimo livello, infatti dice uno dei cervelli migliori del Novecento. Però Castoriadis ha commesso un errore, perché scrive nel 95 che la questione ecologica era la prima, la più profonda e importante che l'umanità contemporanea avesse di fronte, eccetera, eccetera. Solo che non si era reso conto che ormai la battaglia era stata, non solo la battaglia, ma la guerra era stata persa. Ecco, adesso io vi cito queste cose perché sono scritte, sono rispecchiano il pensiero delle persone di cui parliamo. Concludo saltando gran parte di quello che mi ero appuntato, ma magari su qualcosa torniamo, citando, non come aprire una speranza, però io condivido molto un passo che mi sembra potrebbe essere conclusivo dell'argomentare di Dario Pacino, che verso la fine del libro, dopo aver citato Morpurgo, ma ve lo risparmio su questo bacillo come funzionava, ha funzionato, però Morpurgo dice, vabbè, il finale vi affliggo con questo. Cioè, praticamente questo bacillo, che era quello che riusciva a trasformare la mancanza di atmosfera, produceva, però a un certo punto ha esagerato, no? E quindi... quando ne ebbero prodotto abbastanza, sembra, cronache scritte non ci sono, siamo 3 miliardi di anni fa, l'atmosfera satura di ossigeno uccise gli stessi organismi che l'avevano prodotto, no? E chi si è salvato? Alcuni mutanti, no? E che hanno consentito poi, ecco. E la conclusione di Morpurgo è: temo, ahimè, che l'uomo non si comporti molto più coscientemente dei batteri dell'epoca. Ecco, vabbè. Allora, invece, questa mini apertura alla speranza sarebbe questa. Qui scrivo io, ma poi cito direttamente, scrivo, insomma, un orizzonte possibile, come doveroso e dignitoso, ecco, il problema è della dignità. È quello dell'utopia leopardiana, che conosciamo tutti, però, insomma, riecheggiata nella Ginestra. Di un'umanità solidale nella lotta, una lotta veramente senza fine contro la natura, così si esprime, lotta contro la natura, adesso non mi piacerebbe, però io penso che lui abbia ragione, che proprio perché unità di tutte le cose porta con sé tutti i mali, la natura, così come tutte le possibilità, dalla felicità individuale alla liberazione dell'uomo, non dall'uomo. Dell'uomo. Ecco, questa a mio avviso è la posizione umanistica, pessimistica, materialistica di Dario Pacino, e secondo me è una posizione che, al di là delle sbandate ideologiche, delle contingenti del momento, ne fanno un autore su cui meditare. Il libro dovreste, per chi ha curiosità per queste cose, va letto, perché al di là del mio sommario
proprio tagliato via, è ricchissimo, ricchissimo, e spesso sono osservazioni e considerazioni, è estremamente aggiornato. Direi che, poi ti lascio la parola, unico punto, non punto debole, perché lui cita in nota, quindi le note sono fittissime, è un altro libro le note, cita ad esempio Gunther Anders, però in realtà secondo me non lo utilizza, perché a mio avviso tra i pensatori della tecnica, dei guai, dei problemi legati a questo sviluppo tecnologico limitato, Gunther Anders è forse quello che ha colto prima e per tempo, cioè una, come dire, una, noi abbiamo prodotto qualcosa che non riusciamo più per adesso a padroneggiare. Questa asimmetria tra questo uomo prometeico e quello che ha prodotto e il fatto che non ce la fa. Ecco, un po' questo, che sarebbe un altro filone che vicino a quello che argomenta Pacino, ma lui in questo senso non lo utilizza. Ecco, adesso lascio la parola a Luigi, che parlerà di una persona che, diciamo, nello stesso tempo, ma con un'altra ottica, però forse ci sono anche dei punti di convergenza. Cambia programma e non si capisce più dove. Il pulsante per mettere lo schermo intero. Ah, quello forse. Presentazione potrebbe essere. Ok, perfetto. Allora io ringrazio Pierpaolo, ringrazio la Fondazione Micheletti per avermi dato l'occasione di parlare di Aurelio Peccei, di metterlo a confronto con un contemporaneo completamente diverso da lui, come Dario Pacino. Ma che hanno caratterizzato una stagione della crescita culturale dell'ambientalismo italiano, perché entrambi sono state figure molto influenti negli anni 70. Hanno avuto un peso notevole nel dibattito italiano, ma non solo italiano. Pierpaolo l'ha detto, io lo ripeto, la relazione di Pacino e di Peccei col 68 è una relazione molto lasca, molto debole, per due motivi. Il primo motivo è che i loro sforzi più maturi, cioè che sono due libri, poi sostanzialmente compaiono dopo, compaiono entrambi nel 72 a quattro mesi di distanza. Uno è L'imbroglio ecologico, uscito per Einaudi, l'altro è questo I limiti dello sviluppo, traduzione italiana del testo americano che, come sempre fa notare Giorgio Nebbia, si intitolava The Limits to Growth, cioè I limiti alla crescita, che è cosa molto diversa, quindi la traduzione italiana infedele, diciamo così, che esce invece nel giugno del 72, quindi qualche anno dopo. Il secondo motivo per cui il rapporto tra Peccei e Pacino del 68 è un rapporto largo, lasco, diciamo così, è che è il 68 europeo, è il movimento del 68 che ha una relazione debole con l'ecologia. Questo l'ha già detto Pierpaolo ed è bene anche specificarlo un po'. Perché questa relazione debole del 68 con la questione ambientale, con allora si chiamava l'ecologia? Anzitutto perché fino al 70 la consapevolezza diffusa, collettiva, di una questione ambientale in Europa c'è pochissimo. Non è una questione collettiva di massa, diciamo così. Ci sono le associazioni, sono in forte crescita, il WWF nasce nel 66, ma l'anno in cui esplode a livello di consapevolezza pubblica la questione ambientale in Italia è il 70, ed è evidentissimo. Se voi andate a vedere i quotidiani, per esempio, e guardate, è del tutto evidente che solo allora, nel corso del 70, la questione diventa una questione di rilevanza pubblica importante. E il 68 europeo ha avuto una relazione debole, non solo italiano, ma europeo, ha avuto una relazione debole con l'ecologia, perché
la grande maggioranza di coloro che animavano il movimento del 68 erano di ispirazione, erano persone, erano gruppi di ispirazione marxista, e la questione ambientale venne letta subito come una questione sovrastrutturale sostanzialmente, quindi che non riguardava le questioni proprio fondamentali della società e dell'economia. Si intuiva anche già che l'antiindustrialismo, che era in gran parte connaturato con l'ecologismo, con l'ecologia, poteva essere anche un elemento di minaccia per il lavoro. Quindi c'erano tutta una serie di elementi che hanno tenuto lontano in Italia, ma anche in altri paesi europei, i movimenti del 68-69 dall'ambiente. Tuttavia, di lì a poco, appena 2-3 anni dopo, l'ecologia diviene anche in Europa una questione bruciante, una questione di grande interesse, di grande diffusione collettiva, e cominciano a nascere non più soltanto associazioni ancora limitate nei numeri, ma movimenti, gruppi di grande importanza che negli anni successivi tendono a scontrarsi, ma anche a convergere con gli eredi, le eredi del 68. Quindi, anzi, la seconda metà degli anni 70 e poi buona parte degli anni 80 sono caratterizzati proprio da questa convergenza di ambientalismo con una forte caratterizzazione politica e femminismo, tematiche dei diritti civili, ma anche questioni della salute, del lavoro, eccetera. Però, ecco, qui cominciamo a venire un po' al punto. La questione ambientale può essere agitata e affrontata da angolature molto diverse, anche confliggenti, cioè si può essere ambientalisti, si può porre alla società nel suo complesso la questione della conservazione della biosfera da punti di vista molto molto diversi, e questa possibilità di un certo numero di visioni che possono anche confliggere tra loro apparve molto presto, e un momento importantissimo perché della massima visibilità e della massima importanza storica fu il conflitto che si aprì tra il 70 e il 72 attorno a questo momento straordinario, fondativo quasi, delle politiche ambientali mondiali, che fu la conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972, la prima conferenza ONU sull'ambiente della storia, che ebbe una visibilità straordinaria, che fu proposta dalla Svezia nel 1967, fu accolta nel 68 dall'ONU, iniziò questa preparazione, ma la conferenza di Stoccolma nella sua fase preparatoria stava rischiando il fallimento, stava rischiando di non svolgersi. Qual era il problema? Quale fu il problema? Il problema fu che i paesi del sud del mondo, i principali promotori della conferenza erano i paesi del nord, e soprattutto Norvegia, Svezia e Stati Uniti, paesi molto ricchi, avanzati. I paesi del sud del mondo interpretarono la volontà di tenere questa conferenza, che non era solo di discussione, ma sarebbe stata anche di decisione politica sulle sorti delle politiche ambientali mondiali, i paesi del sud la interpretarono come una mossa strumentale dei paesi ricchi, e in questo senso, come vedremo, è la stessa posizione di Pacino, una mossa strumentale dei paesi ricchi, ormai consapevoli dell'esistenza di un problema ambientale, che in quel caso era il problema della scarsità delle risorse a venire, una questione della quale si discuteva già dalla fine degli anni 40 e in maniera molto preoccupata, alla quale si collegava strettissimamente la questione dell'aumento, dell'eccessivo aumento della popolazione mondiale. Questi temi erano già presenti largamente presenti negli anni 50. Allora, la grande preoccupazione era quella della possibile scarsità, della sicura scarsità delle risorse negli decenni a venire, e i paesi del sud del mondo interpretarono
questa volontà dei paesi del nord di tenere una conferenza e di avviare delle politiche globali di tipo ambientale come un tentativo di frenare lo sviluppo dei paesi del sud per fare in modo che i paesi del nord potessero continuare impunemente a consumare, ad avere lo stesso livello di consumi che avevano tenuto fino a quel momento, evitando quindi che i paesi del sud del mondo entrassero nel pasto comune e consumassero una quantità eccessiva di risorse. Questo scontro, ripeto, rischiò di far fallire prima ancora dell'inizio la conferenza di Stoccolma, e fu mediato soltanto da due personaggi, che erano Maurice Strong, questo imprenditore diplomatico canadese con grandi capacità appunto di mediazione, e questa Barbara Ward, che era una grande una stella dell'economia internazionale, una cattolica, che riuscirono a mediare e portare su binari un po' diversi la conferenza di Stoccolma, e a trovare una mediazione tra l'esigenza di tutela, oggi diremmo, della biosfera e quella dello sviluppo dei paesi del sud del mondo. Quello che la conferenza di Stoccolma è l'atto di nascita, proprio grazie a questa mediazione tra paesi del nord e del sud del mondo, dello sviluppo sostenibile. Iris Borowi, una giovane studiosa, ha dedicato questo libro uscito recentemente, che si chiama Defining Sustainable Development for Our Common Future, definire lo sviluppo sostenibile per il nostro futuro comune, che è una storia della commissione Brundtland che venne dopo, ma nel libro lei chiarisce benissimo come lo sviluppo sostenibile nasce da questa mediazione trovata in corso d'opera per non far fallire la conferenza di Stoccolma. Pacino, in buona sostanza, proprio lo dico semplificando, ma al massimo, ma anche lui era un bravo semplificatore, non è che scherzasse, interpreta nell'imbroglio ecologico l'affermarsi della questione ecologica come issue, come questione politica internazionale, in modo sostanzialmente analogo a come l'avevano interpretata i paesi del sud del mondo. Una grande manovra volta a sollevare in modo strumentale una questione effettiva, reale, come la questione ambientale, per farne un grimaldello che potesse consentire ai paesi ricchi di poter continuare a consumare agli stessi livelli precedenti, bloccando invece l'espansione, lo sviluppo dei paesi del sud del mondo. Ecco, e questo è un po' anche il nocciolo della posizione politica, non tanto dell'argomentazione, ma proprio della posizione politica di Pacino nell'imbroglio ecologico. Nel libro, che esce appunto nel febbraio del 72, non vengono nominati né il Club di Roma né Aurelio Peccei, che pure invece in quei mesi erano ormai ben visibili. La conferenza di Stoccolma fu un momento importantissimo, perché fu seguito da migliaia di giornalisti di tutto il mondo e fu la prima grande assise internazionale in cui alle sessioni ufficiali si affiancarono i forum della società civile. E nei forum della società civile per il giornalismo furono ancora più interessanti delle sessioni ufficiali, perché nei forum della società civile comparvero e si confrontarono tutte le star mondiali del dibattito ambientale, da Paul Ehrlich a Barry Commoner a Peccei, e si confrontarono e si scontrarono con le ONG. E Peccei fu uno dei grandi protagonisti della conferenza di Stoccolma, anche perché i limiti dello sviluppo furono fatti uscire. Questo rapporto, preparato da un gruppo di lavoro del Massachusetts Institute of Technology, fu fatto uscire esattamente pochi giorni prima dell'inizio della conferenza di Stoccolma, perché era un libro studiato per avere un impatto globale e il momento più visibile era quello della conferenza, e il libro fu pubblicato proprio prima. Ciò nonostante, appunto, Pacino non aveva avuto pieno sentore di questa, nonostante l'elaborazione del Club di Roma e dell'MIT girasse ormai da parecchi mesi, Giorgio Nebbia ne era venuto a conoscenza parecchi mesi prima, ne avevano parlato anche pubblicamente, non solo.
Ma Pacino, che all'epoca era direttore di Natura e Società, il bollettino della Federazione Pro Natura, promise qualche mese dopo una recensione dei limiti dello sviluppo, che però invece non fu mai fatta. Però nel 1979, in un suo libro sulla questione nucleare intitolato La trappola della scienza, tutti vivi ad Harrisburg, Pacino parla e parla largamente sia del Club di Roma sia di Aurelio Peccei e li inserisce all'interno, senza mediazioni, senza sfumature, all'interno della strategia capitalista e imperialista della crisi ambientale grazie alla compressione dei consumi della grande maggioranza degli esseri umani, cioè quelli del terzo mondo. Dopo aver citato un passo di Peccei, Pacino scrive infatti, adesso poi arriviamo a Peccei, tanto. Allora, questo, dice Pacino, questo è lo stile di Aurelio Peccei, in perfetta sintonia con quello del suo club, che indica per la salvezza del mondo un'austerità di massa sostanzialmente non diversa da quella che Hitler riservava ai vinti. Salvo che qui si postula una prassi fondata sul consenso chiesto in nome della ratio ecologica del dominio. L'ecologia, si sa, è liberazione finché parte dal principio che al banchetto della vita debbano partecipare tutti, con gli stessi diritti e gli stessi limiti, ma che porta necessariamente a un universo concentrazionario se l'imperativo per scongiurare l'ecocatastrofe diventa quello di riservare le risorse terrestri pressoché esclusivamente ai privilegiati. L'ecofascismo non è un paradosso. Ecco, quindi Pacino prende Club di Roma e Peccei, li mette nella casella dell'ecofascismo in maniera molto diretta. Ora, Pacino, secondo me ha assolutamente ragione Pierpaolo, ha ragione Giorgio Nebbia, va letto perché era una persona seria e il libro è un libro molto ricco, molto, molto impegnato. No? Un militante, ma anche uno studioso molto intelligente e profondo. Ma la lettura che lui fa dei limiti dello sviluppo e degli altri scritti di Peccei è una lettura molto parziale e molto distorta, molto strumentale anche. A differenza di altri critici dei limiti dello sviluppo e di Peccei, Pacino se li leggeva i libri, quindi li conosceva. E non si limitava a poche semplici equazioni. Ciò nonostante, anche per Pacino, una prova del 9 del reale significato e della finalità reale dei limiti dello sviluppo resta chi l'aveva finanziato. Cioè, l'hanno finanziato quelli, quindi è così. E infatti lui dice: finanziano il Club di Roma, fra gli altri, la Fondazione Agnelli, la Fondazione Volkswagen, l'International Development Research Council canadese, il governo della Germania federale. Fra i dirigenti più noti e rappresentativi del club, Aurelio Peccei, appartenente al gota delle multinazionali. Quindi, anche qui, chi sono i soggetti? Sono questi, ergo, funziona in questo modo qua. Ecco, a distanza di 40 anni, queste analisi e queste critiche possono apparire datate e anche estremamente datate, però all'epoca esse ebbero grande diffusione e favorirono, tra l'altro, a mio avviso almeno, una paradossale convergenza tra il mondo della finanza e dell'impresa, che aveva di fatto già rifiutato, la proposta dei limiti dello sviluppo, perché troppo eversiva, troppo pericolosa, troppo limitante, e gran parte della sinistra dell'epoca, convinta all'opposto che il Club di Roma fosse proprio un cavallo di Troia del grande capitale. Ecco, queste due critiche, che erano proprio radicalmente opposte, però finirono col minare l'autorevolezza e anche l'efficacia dell'operazione di Peccei. E veniamo appunto a Peccei, veniamo al Club di Roma. Perché la denuncia di Pacino, effettuata nei termini che ho appena espresso, o che ho appena illustrato attraverso la lettura di due suoi passi, era una denuncia fuori bersaglio, sostanzialmente. Se noi dovessimo racchiudere, in una formula altrettanto semplice la parabola di Peccei, direi che siamo di fronte a una manifestazione estremamente particolare, molto originale,
anomala, diciamo così, però importante, del riformismo novecentesco, del riformismo socialdemocratico novecentesco. E andiamo a vedere nel dettaglio, tenendo presente che il Club di Roma, questa associazione informale data nel 1968 e comprendente figure di spicco della scienza, della politica, della cultura, di tutto il mondo, e coordinato da Peccei, erano un'emanazione sostanzialmente di Peccei e lo sono state fino alla sua morte nel 1984, cioè riflettevano la visione e la strategia di Aurelio Peccei. Quindi, per capire cosa è stato il Club di Roma, cosa sono stati i limiti dello sviluppo e il libro e poi i libri successivi rapporti al Club di Roma, è opportuno andare a vedere chi era, introdurre gli elementi biografici, capire la figura di Peccei. Tra l'altro, solo così vedremo se ha un senso parlare di una forma, di una modalità del riformismo novecentesco. Allora, intanto Peccei nasce nel 1908, viene da una famiglia di sentimenti laici e socialisti, il padre era un avvocato, che però essenzialmente svolgeva a Torino, una famiglia vissuta a Torino, svolgeva attività commerciali e all'inizio degli anni 20 il padre di Peccei entra nell'entourage della famiglia Agnelli, diventa addirittura, tra le tante attività che faceva per portare a casa i soldi, diventa talent scout della Juventus di Edoardo Agnelli. E Peccei, brillante studente delle scuole superiori, si iscrive a economia e lì le cose vengono fuori tre elementi interessanti. Peccei è il primo, quello con la maglia nera. Degli studi della carriera universitaria ci sono tre elementi interessanti. In primo luogo è un atleta, è un uomo molto forte, campione di basket, di atletica leggera e di calcio. Fa i tornei sia con la squadra della Fiat sia con le squadre universitarie. Secondo elemento importante è che dal 1930, cioè un anno prima di laurearsi, inizia a collaborare con la Fiat grazie ai buoni uffici del padre, grazie al fatto che il padre è nella sfera degli Agnelli. E la terza cosa è che nel 31, questo è un particolare importante, inizia a lavorare in Fiat perché è anche un poliglotta, conosce il francese, l'inglese e il russo, e inizia a lavorare nel Dipartimento Affari Speciali, Direzione Affari Speciali della Fiat, che è un po' il Dipartimento Commerciale Internazionale della Fiat, che allora collaborava molto con l'Unione Sovietica, cioè la Fiat aveva collaborazioni molto forti con l'Unione Sovietica. La tesi di Peccei è sulla NEP sovietica, quindi sulla nuova politica economica di Lenin, che lui discute senza indossare la camicia nera, quindi mantiene questo tratto familiare, sia pure in maniera non dichiarata, di antifascismo. Questa è la prima cosa da tenere presente. In Fiat da subito, 23 anni, laureato, entra in Fiat, ha 5 anni di lavoro in Cina, a Shanghai, molto importanti perché gli consentono di iniziare ad avere questa apertura globale. Si dimostra subito un manager di razza, gestisce in maniera brillante questa joint venture sino-italiana di costruzione di aerei e, nonostante la guerra sino-giapponese, lui riesce a fare uno dei suoi tanti colpi di abilità manageriali, a riportare indietro tutti i soldi che erano dovuti alla Fiat per questa joint venture, cosa che non era assolutamente scontata, perché quando nel 1939 lui torna, ormai le armate cinesi sono alla disfatta rispetto a quelle giapponesi. Quindi questi anni cinesi sono anni importanti perché gli danno questa apertura globale, ne dimostrano le capacità di manager e lo inducono a rimanere in Fiat. Lui aveva avuto l'intenzione di andarsene e invece, ecco qui c'è un altro elemento importante, lui era
è stato sempre un protetto di Vittorio Valletta. Cioè Valletta, che era il vero capo della Fiat, ebbe sempre una chiara consapevolezza del valore di Peccei e nonostante alcune difficoltà che vedremo tra un attimo, lo difese e lo promosse sempre. La cosa interessante è che quando nel 1939 Peccei torna in Italia, si mette immediatamente, è già sposato, cioè ha già figli, si mette immediatamente in contatto con Giustizia e Libertà e diventa, pur essendo già nella gerarchia Fiat abbastanza in alto, diventa uno degli animatori di GL piemontese, già durante i primi anni della guerra. Nel 1943, dopo la fine del regime, diventa uno dei capi riconosciuti di Giustizia e Libertà piemontesi. Oltretutto con dei compiti delicatissimi di non solo di organizzazione ma anche di connessione con le altre realtà di GL, con gli altri partiti della coalizione, ma anche col servizio segreto inglese, quindi anche lì utilizzando le proprie capacità di manager per favorire al massimo il movimento armato. Quello che succede è che nel febbraio del 1944 lo arrestano, lo tengono un anno prigioniero, lo torturano selvaggiamente, poi lui scriverà nelle memorie: se sono riuscito a sopravvivere, a non denunciare nessuno e grazie a tutto il training sportivo che avevo fatto da ragazzo, diciamo così. E nel febbraio del 1945, dopo un anno, riesce a scappare e rientra nelle fila della resistenza. Nel momento in cui Torino viene liberata, dico tutte queste cose per far capire quanto Pacino in fondo ci cogliesse poco, no? La sua semplificazione fosse: quando Torino viene liberata, Peccei fa due cose. Da un lato protegge Valletta e Agnelli, cioè impedisce che i partigiani, i suoi compagni, li ammazzino, loro vengono epurati per qualche mese, e viene nominato dagli alleati, dagli americani, e qui viene torturato, ecco, cioè tutto viene nominato dagli americani come uno dei quattro amministratori delegati della Fiat, nel momento in cui Agnelli e Valletta sono epurati. Quindi per qualche mese Peccei è il capo della Fiat insieme a due ingegneri e un sindacalista comunista. Nel febbraio del 1946 qui c'è il generale Alexander come comandante supremo delle forze alleate nel Mediterraneo che visita la Fiat Mirafiori. L'uomo in borghese in alto è Peccei, amministratore delegato della Fiat stessa. Nel febbraio del 1946 il Partito d'Azione lo propone come ministro del commercio estero. Per qualche settimana è una candidatura molto forte, poi ci sono delle resistenze democristiane che portano al declino di questa candidatura. In Fiat c'è il ritorno di Valletta, la sua posizione diventa una posizione un po' problematica, perché gli altri manager non lo amano, gli altri manager sono tutti ingegneri, lui è l'unico economista, ha avuto questo ruolo. Poi, se vogliamo cadere nell'aneddotica, quando è morto il vecchio Agnelli e lui era amministratore delegato, lui ha vietato che i giocatori della Juventus giocassero con la fascia nera e gli Agnelli se la sono legata al dito. E qui, anche qui, è Valletta che viene in suo soccorso e gli dice: vabbè, ok, tu qui a Torino non puoi raggiungere l'apice della società, ti faccio una proposta, c'hai esperienza internazionale, vai in Sud America e guidi le attività della Fiat in Sud America, di tutta l'America Latina. Peccei accetta, va giù e terrà questa posizione per 25 anni, fino al 73, anche se nel frattempo poi farà altre cose. Per alcuni anni sarà amministratore delegato dell'Olivetti dopo la morte di Adriano Olivetti, per esempio. E qui viene fuori, già in Sud America, dove è un manager magnifico, riesce a portare a casa dei risultati di grande importanza, e qui già viene fuori un personaggio particolare, strano, anomalo, non strano, anomalo, perché una delle prime cose che fa Peccei è fonda questa officina di ricerche per la collaborazione economica internazionale, che è un centro studi appartenente alla Fiat America Latina,
che nel corso di una ventina d'anni pubblica libri, fa convegni, quindi svolge tutta un'attività di analisi socio-economica molto raffinata sotto la guida di uno studioso italiano. Quindi è un manager che fa anche l'analista economico, che fa l'animatore culturale, diciamo, che è una cosa assolutamente particolare. Nel 77 c'è questo suo libro che è La qualità umana, che è una riflessione sulle grandi questioni, ma anche una specie di autobiografia. Dice una cosa, alcune cose interessanti per Cei, racconta questa fine degli anni 50 e dice: la mia attività era varia, interessante e soddisfacente da molti punti di vista, la mia attività in Sud America. Ciò non pertanto sentivo di non esprimere pienamente me stesso. Mi pareva che non sarei stato in pace con me stesso se non avessi almeno cercato di dire che bisognava fare anche qualcosa di più e di diverso. Psicologicamente avevo percorso quasi un cerchio completo, tornando ad alcuni degli ideali e delle speranze della mia gioventù. Già dalla fine degli anni 50 rimuginavo di continuare il mio lavoro di dirigente d'industria solo se avessi potuto allo stesso tempo servire altri fini più generali. Quindi c'è questa svolta della seconda metà degli anni 50 in cui lui inizia ad affiancare consapevolmente un ruolo di animatore politico-culturale a quello di manager Fiat. Nel 59 pubblica un saggio che è significativo tra le tante pubblicazioni di questa officina, di questo centro studi, che si intitola Un grande problema del nostro tempo, i paesi sottosviluppati, che contiene un'analisi del problema del sottosviluppo in termini globali anche alla luce dei temi della scarsità delle risorse e dell'aumento della popolazione globale. È un primo tentativo di misurarsi teoricamente anche con i problemi globali, ma è proprio da questo momento, da questa fine degli anni 50, che inizia per lui un percorso di raffinamento, di progressivo raffinamento conoscitivo, però orientato all'azione, orientato all'individuazione, alla proposta e alla, diremmo oggi in un termine tremendo, implementazione di soluzioni ai problemi globali. Un percorso che sfocerà nel 68 nella creazione del Club di Roma, club che è strumentale appunto alla individuazione delle problematiche globali, alla proposta di soluzioni e alla ricerca di trovare vie applicative a queste soluzioni proposte, e nel 72 alla pubblicazione dei limiti dello sviluppo. Questa fase degli anni 60 eredita dalla fase precedente degli anni 50 due elementi chiave: l'ambizione sistemica, cioè questa esigenza di vedere le problematiche globali tutte insieme, come problematiche che si alimentano vicendevolmente e si influenzano vicendevolmente, e quindi un percorso che porta ad aggiungere tasselli a questa visione sistemica. Tutto questo all'interno di una visione critica dell'andamento di lungo periodo della tecnologia e dell'economia mondiale. Pierpaolo ha esordito giustamente dicendo: tutto sommato qui c'è una critica radicale alla visione ottimistica e questa c'è sin dall'inizio nel Pecce degli anni 60, cioè è una visione del futuro profondamente preoccupata, è una visione di un'evoluzione della tecnologia, dell'economia a scala globale che va verso punti critici, che parte appunto dal problema del sottosviluppo e via via si arricchisce di dimensioni. Ci sono delle testimonianze dell'inizio degli anni 60 di vecchi compagni della Resistenza che lo vanno a trovare, Cichial, ce ne sono diversi in realtà, che lo trovano Giellino mai pentito, azionista mai pentito. L'Aurelio Peccei dell'inizio degli anni 60 è uno dei pezzi chiave della Fiat a livello mondiale. Lo troviamo questo paginone sulla stampa della struttura della Fiat, vede Peccei
nel consiglio direttivo, cioè fa parte delle 10-15 persone che a livello globale contano di più nella Fiat, è un uomo Fiat dalla testa ai piedi, ma allo stesso tempo è anche un liberal socialista mai pentito, che si volge, forte della sua lunga esperienza di protagonista degli scambi e delle relazioni internazionali, alla ricerca di soluzioni per gli squilibri che minacciano il futuro del pianeta. E questa visione sistemica, questo modello, finisce col comprendere una serie di questioni che erano già ben presenti dalla fine degli anni 40. La questione del rischio nucleare, della guerra quindi, nell'epoca nucleare, la questione del sottosviluppo, la questione delle risorse, quindi del sottosviluppo e delle dei rischi, oltre che dell'ingiustizia e delle diseguaglianze globali. Ma la cosa interessante è che attorno al 1967 Peccei comprende perfettamente che tra questi elementi di squilibrio e di pericolo va inserita a pieno titolo la questione ambientale, che non è più soltanto la questione dell'esaurimento delle risorse, ma è anche la questione della degradazione progressiva della biosfera. Non si tratta soltanto del rischio derivante che ci saranno meno risorse in futuro, ma che la qualità dell'ambiente sta degradando rapidamente, semplifico molto, a causa degli inquinamenti. Quindi tutto questo pezzo di critica dello sviluppo tecnico ed economico che stava emergendo a livello di pubblica opinione a partire dalla metà degli anni 60, Peccei lo inserisce pienamente nella propria visione della crisi mondiale. Ed è per questo che attorno al 67 Peccei matura l'idea di un organismo informale. Quindi all'inizio in realtà aveva pensato a una struttura più ufficiale, finanziata dai governi, eccetera. Poi questa cosa non gli era riuscito e si volge all'idea di un organismo informale, quindi un organismo agile, comprendente figure influenti, appartenenti tra l'altro sia al blocco socialista che al blocco capitalista che al terzo mondo. Quindi la visione globale è una visione anche di soluzione cooperativa dei problemi dell'umanità, in grado di suscitare una presa di coscienza globale sulle varie dimensioni della crisi e di spingere all'adozione di soluzioni cooperative. Questa era l'idea che porta alla nascita del Club di Roma. Ecco, per quanto lo sguardo sul mondo che genera questo progetto è uno sguardo profondamente preoccupato, qui ci sarebbe tutto un discorso da aprire sulle visioni del futuro degli anni 60, utopie, distopie, che sono profondamente diverse da quelle di oggi, ma erano molto vive negli anni 60. Quindi, nonostante questo sguardo sia uno sguardo molto preoccupato sul futuro, le ambizioni di Peccei e le speranze che appunto il cambiamento sia possibile sono enormi. E sono enormi, però, questo è un elemento sul quale io vorrei insistere, perché sono in sintonia con una fase particolarmente distesa, particolarmente positiva, diciamo così, delle relazioni internazionali. Sì, sono gli anni tremendi, come sono stati tremendi tutti gli anni del dopoguerra, cioè dal Vietnam, però sono gli anni del disgelo nei paesi socialisti, sono gli anni del Concilio Vaticano II, sono gli anni di massima espansione delle politiche keynesiane nei paesi capitalisti, sono gli anni della fortuna delle politiche di programmazione, che poi finisce subito dopo, sono gli anni del vasto fiorire di movimenti anche radicali, ma che finiscono comunque con largare gli orizzonti della democrazia. Quindi c'è questo elemento di forte preoccupazione, ma anche di speranza, che si basa su una fase, quella degli anni 60, che vista in questa ottica potremmo definire una fase molto fortunata, molto ricca di speranze, se vogliamo, no? Ecco, quello che trasuda dagli incontri del Club di Roma e dai limiti dello sviluppo, e che Pacino non riesce a vedere,
È una sorta di afflato socialdemocratico, riformista, di riformismo globale, non il riformismo degli ultimi anni che è reazione, ma il riformismo come veniva intesa negli anni 60 in Europa, che è un carattere che è probabilmente un po' nascosto dal carattere molto paludato dei personaggi, molto di alto livello e anche un po' tecnocratico, però un carattere questo di riformista, di anelito riformista, che è del tutto evidente appena ci si avvicini un po' ai testi e alla persona stessa di Peccei. Tutto questo percorso biografico, anche un po' aneddotico, che ho cercato di delineare, serve poi sostanzialmente a chiarire questo elemento, cioè che tra il Peccei anima subdola del gota delle multinazionali e il Peccei gellino mai pentito c'è una differenza enorme, e la verità storica sta da quest'altra parte sostanzialmente. Ed è questo sentimento politico, unito a una sincera preoccupazione per le sorti del pianeta e dell'umanità, che conduce Peccei al Club di Roma e il Club di Roma a incorporare la giovane questione ambientale, giovane perché sollevata da pochi anni, nel modello del pianeta. L'idea fondamentale, l'intuizione fondamentale che porta ai limiti dello sviluppo è che se il mondo è un sistema, questo sistema si può, per quanto in maniera molto semplificata, modellizzare. E all'interno del Club di Roma discutono per qualche mese su quale sia il modo migliore per far passare il messaggio. Prima scelgono una soluzione, poi si vedono che non torna e poi trovano la soluzione in questa metodologia adottata da Jay Forrester all'MIT, che è la dinamica dei modelli. E quindi questo gruppo che viene incaricato dal Club di Roma costruisce un modello degli andamenti fondamentali di alcune variabili planetarie, che è quello che sta nella copertina dei limiti dello sviluppo. Ci sono queste linee che noi vediamo proiettate fino al 2100, sono le risorse naturali, gli alimenti, la popolazione, il prodotto industriale e l'inquinamento. Dall'interazione di tutte queste curve viene una previsione, che è una previsione, come vedete, catastrofista. Se non si modificano gli andamenti di alcune di queste curve, il tipo di realtà, di situazione in cui ci si troverà attorno al 2050 è quella ritratta dalla curva. Ed è un ragionamento che parte dalle analisi fatte sulla crisi mondiale, fatte sui principali elementi della crisi mondiale, ma che poi porta sostanzialmente alla proposta di una modalità comunicativa che sia di immediata ricezione. La scelta di affidare a questo gruppo della dinamica dei sistemi dell'MIT questo rapporto nasce proprio dalla capacità che ha questo tipo di la spiegazione di questo tipo di modello di essere comunicato a un pubblico tendenzialmente universale. Ed è questo è il grafico che è il grafico di base sugli andamenti futuri stimati sulla base degli andamenti attuali, ma poi nel libro ci sono i grafici su come può cambiare la situazione se si introducono attraverso politiche di programmazione cooperativa a livello planetario, come può cambiare in positivo naturalmente l'andamento di queste variabili. I limiti dello sviluppo, il libro, i limiti dello sviluppo costituiscono un tornante come probabilmente al pari di Primavera silenziosa di Rachel Carson nella diffusione a livello globale della tematica ambientale. È un libro tradotto in diverse decine di lingue, molto letto, molto ripubblicato nel corso degli ultimi 45 anni. È un'impresa magistrale dal punto di vista comunicativo. Una cosa che accomuna, come ho già accennato, i limiti dello sviluppo e l'imbroglio ecologico è che sono due libri che hanno avuto una grande importanza nella formazione di una generazione almeno, i limiti dello sviluppo più generazioni, di ambientalisti, da angolature completamente diverse. L'attenzione
sulle tematiche dei limiti dello sviluppo alla fine è stata abbastanza breve. Questo era un libro che non aveva soltanto intenzione di far discutere, l'urgenza era soprattutto quella di far adottare delle politiche che inducessero a una modificazione delle curve, quindi di agire sull'opinione pubblica mondiale, ma di agire anche e soprattutto sui gruppi dirigenti, sui governi, e l'attenzione è stata viva per pochi anni. Quindi in qualche modo possiamo anche noi dire che anche i limiti dello sviluppo sono la storia di un fallimento, già alla fine degli anni, operativo, già alla fine degli anni 70 era chiaro che il tentativo di Peccei non era riuscito. Attorno alla metà degli anni 70 c'è questo grande interesse, qui Peccei è ritratto con alcune delle figure chiave della socialdemocrazia, delle socialdemocrazie degli anni 70, come Olof Palme, Pierre Trudeau, quindi i vertici della socialdemocrazia degli anni 70. E oltre all'ostilità incontrata e anche alle critiche in parte fondate, incontrate dai limiti dello sviluppo, il libro ha in qualche modo la cattiva sorte di uscire in controtendenza, nel senso che le socialdemocrazie, che erano tutto sommato il piedistallo su cui Peccei sperava di poter poggiare la sua proposta, tenete presente per esempio che tra i politici europei, a parte Palme, quello che fu più colpito e più favorevole ai limiti dello sviluppo, alle proposte di Peccei, fu Sicco Mansholt, che era anche lui un ex partigiano, uno dei grandi leader della politica europea degli anni 70. Posso aggiungere due parole su Sicco Mansholt? Sì. Ne parlavo prima con il nostro amico. Cioè, è una figura cruciale per l'Europa come si stava costruendo, però dimenticata. Sì, e Mansholt si trovò in sintonia molto forte con Peccei e con le proposte del Club di Roma. Ebbene, i limiti dello sviluppo escono quando l'ondata neoliberista comincia a corrodere le politiche socialdemocratiche e l'egemonia socialdemocratica all'interno delle società europee, ma anche e non solo europee. Questa è anche, se vogliamo, una delle sue sfortune. Le politiche di programmazione declinano negli anni 70 e un progetto come quello dei limiti dello sviluppo non poteva che essere basato a livello nazionale e globale su politiche, non poteva che essere basato su politiche di programmazione, perché era un imbrigliare la tecnologia, era un tentativo di imbrigliare e dirigere, di riorientare la tecnologia alle politiche economiche, e quindi soffre di questa sfortuna. Quello del Club di Roma fino alla morte di Peccei, poi il Club di Roma attuale forse è un po' anche un'altra cosa se vogliamo, è sostanzialmente un progetto progressista che sta dentro il progressismo, ripeto, socialdemocratico, novecentesco, cooperativo e in senso largo umanistico. Cioè se noi andiamo a guardare come lavorò il Club di Roma prima della morte di Peccei, soprattutto seconda metà degli anni 70, questa enfasi sulla diffusione delle idee non era soltanto strumentale. Noi conquistiamo l'opinione pubblica attraverso delle idee chiare, ben accessibili, in maniera tale che si crea un'opinione pubblica che fa pressioni sui vertici politici. Questa poteva essere l'idea strumentale. Se noi andiamo a vedere tutto un pezzo dell'attività del Club di Roma della seconda metà degli anni 70, è un pezzo grosso di educazione all'ambiente, di educazione a uno sviluppo cooperativo. C'è proprio questa dimensione anche sperimentale, anche mai autoritaria, mai eutica. Ci sono alcuni rapporti al Club di Roma che riguardano proprio questa educazione dell'umanità all'ambiente, a un ambiente che diremmo oggi sostenibile. L'impresa, ripeto, dei limiti dello sviluppo di Peccei è un'impresa incompiuta,
Però effettivamente è un'impresa drammaticamente aperta. Come accennava Pierpaolo, i problemi stanno qui. I problemi sollevati, e questo è uno dei meriti più grandi di Giorgio Nebbia. Giorgio Nebbia, che era un marxista sin dagli anni 60, è stato sempre un paladino dei limiti dello sviluppo. È immediatamente entrato in sintonia con Peccei, con il progetto, con l'analisi del rapporto tra tecnologia, società, ambiente, che era contenuto nei limiti dello sviluppo, e nel corso di ormai quasi 50 anni, ancora oggi, è sempre stato un aperto sostenitore, un pubblicizzatore del progetto di Peccei, perché la sua attualità sta nella sostanziale fondatezza dell'analisi del rapporto tra tecnologia, società, ambiente, e nei rischi che questo rapporto, così com'è oggi, porta con sé. E io voglio concludere aggiungendo un'altra cosa, è che uno degli effetti, cioè non uno degli effetti, l'effetto più eclatante oggi, più chiaro, più drammatico del rapporto predatorio e distorto tra tecnologia, economia e ambiente è la questione del riscaldamento globale, che era una questione che ai tempi dei limiti dello sviluppo era nota a pochi tecnici, ma non era una questione chiara e di cui c'era una consapevolezza diffusa. Quindi in qualche modo noi abbiamo delle ragioni in più per ritenere valido e attuale il progetto di Peccei e la sua visione del futuro, sostanzialmente. Ecco, queste sono un po' le cose. Grazie. Direi che c'è. Spero che ci sia spazio per un dialogo, per un... Prego. Celestino Prisa. Qui come al solito non si sente, deve alzare la voce, non so, sì. Non abbiamo tecnologia. No, a proposito di Peccei, io non sono legato ero legato a una critica del suo libro che era uscita su Sapere, Siamo troppi, un'impostazione che poi mi è rimasta per la dogmaticità con cui si è discusso di quel problema. Allora ovviamente, essendo di quella appartenenza, mi aveva abbastanza convinto, perché metteva al centro il tema del rapporto tra il nord e il sud, quindi il problema dell'importanza ricostruire il tema della disuguaglianza, insomma. Ho letto la prefazione al libro, che non è più disponibile, ma l'ho trovata in internet, e è di un'attualità spaventosa. Dei limiti dello sviluppo. La prefazione in italiano è di un'attualità spaventosa, cioè veramente un approccio etico e una critica profondissima al tema della tecnologia e della scienza, che è stata sviluppata solo da quello che conosco io non sono non ho tutti gli strumenti per ricostruire la storia delle cose, che è un'appartenenza all'ambientalismo più radicale, cosa che invece sinceramente il libro di Pacino, credo di averlo letto qualche anno fa, mi è piaciuto in alcune parti, ma mi è sembrato molto impostato, molto
come dire, in difesa dalla scienza a prescindere. Forse sbaglio, forse ricordo male, e anche alcuni articoli di Pacino negli anni '80 me li ricordo proprio con questa impronta. L'ultima cosa, sono andato a cercare nella versione inglese che è disponibile in internet, dei limiti dello sviluppo, il tema della CO2. Già allora era dentro in quel libro, cioè diceva che le conoscenze non consentono di dire con certezza quello che avviene, ma veniva posto in modo abbastanza forte il tema, oltre a quello dell'inquinamento, quindi il tema delle modificazioni ecosistemiche introdotte dall'inquinamento chimico. Alla luce di questo devo dire che l'approccio della sinistra rispetto al tema del posto da Peccei, dal Club di Roma, almeno allora, poi non so che fine abbia fatto, sia stato veramente dogmatico, che ha persistito, secondo me, fino per decenni. E non è del tutto superato, sicuramente non è del tutto superato. Cioè l'adesione è stata superata la sinistra. Nel frattempo è stata superata la sinistra. Sì, no. Sì, sicuramente è stata superata la sinistra anche per questo. Sì, anche per questo. Quindi, ecco, era questo che volevo sottolineare. Qualche altro preferito? Prego. Volevo fare un chiarimento. Quando ho accennato al fatto che anni 60-70 non si è riuscito a fare i cambiamenti che si volevano e quindi si è perso il treno, tra virgolette. Sì. Su che cosa si basa questo aspetto? Beh, su quali contenuti e che prospettive dà questo aspetto? Prospettive temo poche, però... questo c'è una abbastanza, in definitiva c'è una convergenza tra posizioni molto lontane, oggettivamente lontane tra di loro, perché Pacino lo dice in modo esplicito, poi affida tantissimo a questa sua speranza nella rivoluzione sociale, diciamo così, ecco. Però nello specifico delle conoscenze che invece erano più sue, è alquanto vicino a io ho evocato Ceronetti e non solo. In sostanza si è aperto un varco in quel momento. Allora, o si riusciva a invertire, e c'erano i presupposti, perché il progetto neoilluminista, io lo definisco così, di Peccei, aveva bisogno di trovare un riscontro in un... non è uno schieramento, c'è una realtà sociale ampia, e lì c'erano varie componenti che si sono messe in movimento in quel momento, ecco. E la vittoria del neoliberismo, in realtà, così, è la vittoria della macchina, cioè lì c'è una macchina che noi vogliamo addomesticare, mitigare, eccetera, ma non ce l'abbiamo fatta e quindi corso libero la macchina. Questo forse un troppo schematico, ma la parabola americana da questo punto di vista qui, a mio avviso, è straordinaria, è purtroppo convincente, e allora un'alternativa non si può trovare su questo terreno. Cerco di spiegarmi. Cioè, negli Stati Uniti, a differenza del contesto europeo, i movimenti giovanili poi sono stati anche ridicolizzati, non io, e forse ci avevano anche qualcosa, però c'era una grande sensibilità diffusa, benissimo. C'era anche a livelli molto alti. Cioè, il cambiamento, questo che è riformismo alla Peccei, era presente negli Stati Uniti, era presente. Lo stesso Nixon, trascinato un po', era presente. Ma la controspinta è stata di un momento decisivo. A un certo punto sembrava che in California, non mi ricordo più come si chiamava, potesse vincere, no, per le elezioni dello Stato, no, un esponente di punta di questa cultura di cambiamento profondo del modo di vivere, di essere, cioè frenare i consumi, cioè tutto quello che è, ecco. Ma la controspinta ha vinto. Poi
apparentemente le cose si sono, come dire, non normalizzate, ma c'è stato epoca, vabbè, fino a Obama, no? Ma adesso non c'è più mediazione. Cioè, quello che dice Trump, e non solo Trump, e Trump ha un ampio elettorato, no? Vuol dire che c'è un'unica via. E da questo punto di vista, alcune affermazioni di Pacino, pur nei limiti che per me sono evidentissimi, no? Però aggrappano la realtà. Cioè, lui dice, no, non, l'alternativa non c'è. Perché se voi pensate di costruire l'alternativa attraverso giustissimo tentativo riformista, tecnocratico, fondato sui dati, eccetera, non ce la fate. E purtroppo questo catastrofismo di Pacino dal punto di vista culturale e sociale, mi dispiace tantissimo per le giovani generazioni, ma ecco, e allora c'è questo, e anche Giorgio Nebbia, cioè, tutti sono, è una distorsione, se volete, per le persone di una certa età gli è sembrato che in quel momento di farcela. Ecco, adesso però si fa fatica a vedere la riapertura di un, si fa fatica e dal punto di vista della cultura diffusa, almeno questa possibilità di, anche solo di mitigare, dico, ecco, non la si vede molto. Cambiano gli stili di vita, cambiano, però non è certo un'ecologia politica vincente. Ecco, adesso ci sono i Verdi in Germania che avanza, cioè il discorso potrebbe diventare infinito. Non voglio dire che tutti i giochi sono chiusi, però c'è questo concetto su cui bisogna interrogarsi, ma perché c'è stata questa gravissima sconfitta? Voi pensate in Italia, cioè in Italia sono stati cancellati, ci sono tante piccole realtà, ma ognuna chiusa nel suo, prego, scusa. No, forse no, no. Intervieni tu, come vuoi. No. Racconto un episodio personale, no, che è legato a tutta questa storia, che a me capitò. Io allora ero sindacalista, ovviamente, ero sul fronte opposto, convintamente sul fronte opposto. E mi ricordo, mi capitò di essere a Roma per una riunione del sindacato, della CGIL, non ricordo che tipo di riunione. E avevo qualche ora libero, passavo lì di fronte al ridotto del Teatro Liseo, e vidi che c'era fuori un manifesto lì di un'iniziativa del Partito Comunista per gli intellettuali. Avevo ore libere, vado dentro, no? E mi capita di sentire Berlinguer e il discorso sull'austerità, credo dicembre 76 forse, non ricordo bene, io mi... Un po' dopo. A me pare dicembre 76. Il discorso sullo stesso. Si trova subito. E ovviamente è sconvolgente. E chiaramente Berlinguer in quel discorso aveva in qualche modo raccolto, anzi esplicitamente, insomma, si faceva ai limiti dello sviluppo, sono il caso di Roma, dei rapporti con... Ecco, secondo me è un punto che conferma quello che dici tu, che parla. Cioè, quando un leader importante come Berlinguer fa proprio questa cosa, è un segno di speranza. Cioè, io lì, da lì sono risalito poi a Pecei, sono andato a leggere, mi ho cominciato a occuparmi, a scoprire, diciamo, questa vicenda. E però è significativo il fatto che Berlinguer fa quel discorso, un grande leader all'epoca, emergente a livello internazionale, ma è significativo anche come quel discorso è stato recepito dal suo stesso popolo, non dico agli altri, ma dal suo stesso popolo. Insomma, ecco, volevo solo dire questo, insomma, perché effettivamente lì, cioè, se quel discorso fosse stato accolto dal popolo comunista e avesse avuto probabilmente, io quando sarebbe, questo vale per tutti, vale per il segno, insomma, no? delle classi dirigenti dell'epoca, purtroppo invece
non è stato così, insomma. Non è stato così e quindi quella politica è entrata in crisi e mentre entrava in crisi quella politica si affermava il neoliberismo. Non è l'ultimo. Per un certo periodo perlomeno è la fine di quella storia lì, poi chissà se in decenni futuri. No, quello che dice Marino Ruzzanenti, secondo me, è molto importante perché porta la discussione su un altro punto che andrebbe riflettuto bene. Cioè, il Berlinguer della seconda metà degli anni 70 era un Berlinguer come una parte cospicua di quel PC che aveva ereditato ed era in rapporti molto stretti col meglio del riformismo italiano degli anni 60 e 70. Cioè era un PC molto più esperto di vedute molto più ampie di quello degli anni 60, verso il quale erano confluiti molti pezzi del riformismo migliore del centro-sinistra e li aveva fatti propri. Pecce sta dentro quella cultura e quindi quell'incontro non è neanche casuale perché veniva da una convergenza in sostanza che poi è riuscito fino a un certo punto perché era una fase calante, perché dentro al PC le resistenze dentro al sindacato sono state poi tante, però sarebbe interessante riflettere su questo incontro, soprattutto degli anni 70, tra il PC e queste culture che erano culture molto avanzate sostanzialmente, non rivoluzionarie ma con un grande progetto, il meglio dell'urbanistica italiana dell'epoca per esempio, della programmazione anche. E poi figure come il fratello di Enrico Giovanni Berlinguer. Certo. Tutta una storia di cui abbiamo già parlato troppe volte. Prego, se c'è qualcun altro, altrimenti vi fornivo una. Siccome le cose sono, ripeto, io sono vecchio, no? Quindi anch'io sono purtroppo abbastanza d'accordo che quell'occasione, però le difficoltà sono rivelate insormontabili, no? Vi faccio un esempio per dire come fosse difficile padroneggiare e indicare una via d'uscita, non dico ragionevole, eccetera, ma praticabile qualcosa. Ecco, abbiamo fatto vari incontri in questo ciclo, in uno si è parlato di una figura interessante del 68, lontanissimo da questo mondo, un poeta, uno scrittore, una figura importante della Milano, della cultura di Milano degli anni 50, 60 e 70, poi morto, si è suicidato a metà anni 70, quindi insomma, questo si chiama Giorgio Cesarano, abbiamo dedicato. Ecco. Allora, Giorgio Cesarano, con un'altra persona, sono tutte e due scomparse, ma la parte qui è di Giorgio Cesarano, io non voglio affliggere, ma questo libro si chiama Apocalisse e Rivoluzione, che conoscono pochi così cultori di questi tempi, tra l'altro uscito da Dedalo, insomma. Questo libro è molto interessante per, cioè, c'è con tutto questo Pacino con la sua, e qui c'è un'altra posizione ancora che vuole essere ancora più ultra radicale, perché questo libro è costruito in polemica, totalmente in polemica con i limiti dello sviluppo. Lo cita più volte, non fa mai il nome di Pecei, ma è chiaro che il loro bersaglio polemico. Ecco, e se uno vede questo, legge questo libro, capisce il fuoco delle problematiche e le difficoltà ad uscirne, perché c'è una critica che è anche più aggressiva, se possiamo dire, di quella di Pacino, e c'è una nota finale curiosa, perché queste erano persone che leggevano i libri, magari leggevano solo i libri, questa nota finale riesce proprio alla fine del libro,
c'è scritto, fronte nei limiti dello sviluppo, c'è cioè questa tematica, il limite dello sviluppo, nella lettera di Mansholt a Malfatti, che è il corrispondente dell'Italia, nell'imbroglio ecologico di Pacino, cioè sono riunificate e sono riunificate su che cosa? Cioè da un lato si propone una comunità oppressiva di tipo cinese, caso Pacino, e dall'altra invece un cervello cibernetico che governa il mondo. Ecco. Queste tesi però non sono solo di un autore, ma no, queste non si può nemmeno dire che sono totalmente prive di qualsiasi fondamento. Così, cioè, i temi sono stati messi a fuoco rapidamente, ma altrettanto rapidamente non si è trovato un percorso possibile, anche perché le tradizioni culturali, questa cosa, cioè, bisogna anche dire le cose, perché non sono le difficoltà di Berlinguer, perché l'impianto prevalente della sinistra, soprattutto marxista, ma non solo, no? Non aveva niente a che fare con le questioni che poneva Peccei, cioè non c'entrava niente, e questa posizione di ultrasviluppo era egemone soprattutto, per esempio, nell'estrema sinistra, oltre che nella sinistra, e nel centro, cioè, eppure anche la destra, solo la destra, quella veramente così apocalittica, eccetera, poteva essere, perché significava mettere in discussione alcuni fondamenti della modernità, cioè, questo è di lì, non è che abbiamo fatto, cioè, ci stiamo... Siamo ancora lì, ecco, quindi da un lato sono lontanissime queste cose, dall'altro sono purtroppo di più che bruciante attualità. Certo, si può dire, beh, cambiamento climatico è anche un'opportunità, cioè, sfruttiamolo, però insomma, ecco, mi prendo una risposta, sì, non solo opportunistica, ma di men che basso livello. Però così stanno le cose, e guardare in faccia la realtà direi che è meglio che non illudersi. Peccei ci ha provato, insomma, ecco, questo è secondo me il coraggio anche. Perché partendo dalla sua posizione non era affatto facile. Infatti, lì è l'illusione di Pacino. Cioè, nel senso di pensare che elaborazioni come quelle di Peccei fossero la punta avanzata, appunto, del capitale, eccetera, e allora, no, non è così. Sì, magari, è la punta avanzata, ma con l'accidente se lo facevano andare avanti. Infatti la discussione sul libro è interessante, perché ci sono questi attacchi da sinistra, ma mica solo da sinistra, cioè c'è un fuoco di fila, c'è un fuoco di fila, perché quelle posizioni lì non dovevano avere spazio, e qui concorrono molte culture politiche, da sinistra, ma c'entra anche molto altro. Bene, adesso abbiamo confusamente evocato tanti temi. Volevo fare una domanda, se non mi sembra che io a quei tempi lì avevo letto in breve periodo anche i limiti dello sviluppo, e mi piaceva molto Cesarano, tra l'altro aveva scritto quel libro manuale di sopravvivenza, poi si è suicidato, quindi aveva l'idea È difficile sostenere. Però nei giovani la pratica è meglio, c'era anche molto appunto, ah no, ma lui era un bravissimo scrittore, un poeta, cioè era... Dopodiché leggerlo adesso, da quello che mi colpisce di tutto ciò, meno per i limiti dello sviluppo, è come se sostenessero delle tesi, per esempio ci sia Cesarano, sia Pacino, ma senza fare alcun riferimento reale, senza avere alcuna fiducia nella comunità scientifica. Io questo vedo un po' un anticipo di quel che sta succedendo adesso. Si mette in discussione che esiste il cambiamento climatico, si mette in discussione tantissime affermazioni che gli scienziati fanno, perché io dopo aver letto i libri di qualcuno, tutta biologia, mi sono laureato a biologia orientamento ecologico, mi sono reso conto che l'ecologia prima di tutto era una scienza. Invece lì proprio non esisteva questo discorso, non si poteva dire un po', si potevano dire tante cose, ma poi, diciamo, oltre ad avere ognuno i propri pareri, vi era ognuno aveva i propri fatti, cioè metteva in rilievo solo i fatti che soddisfacevano i pareri. Mi sembra che da questo punto di vista un pochino avevamo un po' anticipato quel che poi purtroppo veramente è accaduto, perché adesso succede questa cosa, faccio degli esempi, ci sono quelli che sono contrari agli OGM ma ritengono ininfluente sapere di preciso cos'è la tecnologia del DNA ricombinato. Quindi sono contrario a una cosa di cui non hanno la più pallida idea, cioè è un po' come in quella situazione lì,
cioè come essere, come dire, io sono contrario, parlo del OGM, non conosco la tecnologia del DNA recombinante, che è la stessa identica cosa del OGM, sono quello, però ho un parere perché magari il capitale, siccome io ero un po', no, ero così, poi mi sono poi reso conto quando poi ho fatto l'università, che mi sono arrivato in biologia, che effettivamente i passi esistono. E invece da quella cultura lì, secondo me, è derivato molto anche un aspetto di poca considerazione della comunità scientifica, confondere la scienza con la tecnologia, ad esempio, per cui essere contrari magari addirittura alla scienza. E questo punto di vista è rimasto, e adesso si sta diffondendo tantissimo, questa relazione dei vaccini, o non so, con la questione del cambiamento climatico, ci sono tante cose che mi sembra che purtroppo è il peggio di quell'aspetto lì, si è diffuso di più del meglio magari in certi ambienti politici, e mentre invece quel libro Limite dello Sviluppo un po' di conoscenza dei fatti la metteva davanti ai ragionamenti, non erano soltanto, infatti quel grafico lì non è assolutamente un grafico che sia, non è un delirio, ecco, è qualcosa che si basa su uno studio anche economico, in quel caso obiettivo. L'ecologia come scienza invece non viene considerata a tutt'oggi una cosa di alcun interesse. Mi ricordo una cosa dell'esame di ecologia che era nei primi anni 80, che si studiava appunto l'aumento dell'effetto serra, che facevano l'esame, te lo chiedevano esattamente come adesso ne parlano tutti, erano 35 anni fa, se ne, uno ne parlava sembrava che fosse un bizzarro, non se ne parlava da nessuna parte. Dopodiché quello che succede è stato previsto, ma proprio nei minimi particolari. E la mia impressione è che ancora oggi la comunità scientifica non sia molto considerata. Io sono stato anche l'ultimo consigliere comunale di Verdi e Pesce, quindi sono stato anche il testimone dell'estinzione dell'ambientalismo politico qua a Brescia. Però anche noi stessi, diciamo, anche al nostro interno non siamo mai riusciti a modernizzarci. Siamo sempre rimasti un po' ancorati a dire sì e no per principio. Volevo fare una domanda a entrambi. Avete citato come, diciamo, antisignani o comunque promotori di una sorta di pensiero ecologico nascente questi autori americani come Carson e Barry Commoner. Invece l'autore del Testamento agricolo, tradotto in italiano I diritti nella natura, che introduce la parola biologico, quindi che parla dell'India e dell'agricoltura in India, questo tipo di esperienza, un libro pubblicato a fine anni 40, non entra per niente in questo dibattito, e non c'è in questo dibattito sull'ecologia, diciamo, un ingresso da parte anche del mondo agricolo? No, sono due mondi distaccati, diciamo. Sì, perché adesso diciamo che esiste una specie di canone letterario, se vogliamo, no? che si è costruito negli ultimi decenni e nel quale tu hai un firmamento di autori, diciamo così, una specie di tradizione, che poi chi è più erudito ce l'ha più ricca, con più nomi dentro, diciamo, con più correnti. Però sostanzialmente il grosso del dibattito è costruito intorno a questa figura anticipatrice che è Marsh, che pubblica Marsh. George Perkins Marsh, Marsh che pubblica nel 1864 questo L'uomo e la natura, e lo pubblica negli Stati Uniti e in Italia, perché lui era ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, infatti muore a Camaldoli ed è sepolto a Roma, ed è il primo, è un testo sui danni antropici su scala globale, diciamo così. Lui peraltro era un agricoltore nel Vermont, quindi aveva anche, era un imprenditore agricolo, quindi aveva anche conoscenze di tipo pedologico sui danni dell'agricoltura, e lì ci sono degli elementi proprio di critica al sovrasfruttamento del terreno. L'opera di Marsh è stata un po' presente nella cultura americana, in Lewis Mumford per esempio,
ma ha avuto un revival negli anni 50, quando un dibattito di tipo ambientalista stava crescendo negli Stati Uniti. Però, se vogliamo, la grande svolta a livello di opinione pubblica colta, che oggi si ritiene importante, è quella degli anni, seconda metà degli anni 40, quando hanno un grande successo questi due libri di Vogt e di Osborne, che vengono tradotti anche in italiano, che sono sulla questione delle risorse, poi fondamentalmente, e già lì propongono questa questione dei rischi per il futuro dell'umanità. E poi a metà anni 50 c'è questo revival di Marsh, gli viene dedicato un grande convegno nel 56, nel quale è coinvolto anche Mumford, ma poi la botta, diciamo, in termini di opinione, il botto in termini di opinione pubblica e poi anche di politica, perché il grande successo di Primavera Silenziosa induce il congresso, induce Kennedy a prendere i primi provvedimenti. Ma lì è proprio un salto che non è tanto diciamo di qualità scientifica, anche se la Carson era una bravissima scrittrice, cioè è una biologa, ma è un salto a livello di popolarità del tema, perché l'opera della Carson ha un successo di pubblico enorme, diventa un caso. Ecco, questo è un po' la timeline molto semplice dei grandi nomi, ma sono tutte opere che nessuna delle quali, diciamo, va nello specifico della proposta, sono tutte opere di analisi o sulla scarsità delle risorse o sul danno ambientale in termini di degrado del terreno, come nel caso di Marsh, oppure i danni dei pesticidi, come nel caso di Rachel Carson. Ma sul propositivo non hai opere che svettano come queste altre, diciamo così. No, volevo solo aggiungere, non per entrare nel merito, però a me pare che la posizione di Pacino sulla scienza ha abbastanza a che fare con quello che diceva Celestino prima. Cioè, lui pensa che la scienza possa essere uno strumento fondamentale, su questo non entra in merito, cioè, quindi è una posizione, se volete, abbastanza tradizionale, perché poi il suo autore principale è Engels. Cioè, lui ha questa formazione Marx-Engels, più Engels che Marx, Sebastiano Timpanaro come dire la persona che gli dà gli strumenti per entrare in discussione, in dialettica, anche in polemica con altre posizioni culturali. Quindi da questo punto di vista è abbastanza tradizionale, tra virgolette, rispetto a... sulla questione della scienza, su cui non entriamo, ma insomma, io volevo solo... richiamare un elemento. Prima ho citato, così non so se vi ho dato fastidio, i batteri, perché secondo me è un modo molto terra terra empirico per ridimensionare, no, la potenza illimitata dell'uomo. Però su queste questioni il grande punto debole, a mio avviso, è la filosofia, la filosofia contemporanea, perché o da un lato è in qualche misura, e io non la conosco più, anche se all'inizio avevo quella formazione, ma non importa, cioè tutta quella molto analitica, cioè che è uno sviluppo, è una riflessione sulla scienza, no? Oppure è Heidegger, cioè Heidegger ha dominato la filosofia italiana per decenni. Allora, si deve fare i conti con questo, cioè sì, i limiti del marxismo, tutto per me. Ecco. Ma Heidegger è un uomo che rifiuta totalmente la modernità, cioè in realtà questo è il suo punto fermo. Adesso non voglio entrare, ma è abbastanza, è la sua egemonia intellettuale, teorica, culturale, che ci dovrebbe far riflettere, perché coincide esattamente, cioè non è l'Heidegger degli anni 40, sì, conosciuto dagli specialisti, 50, ma è dopo il 68, che Heidegger, sì, Schmitt, Heidegger, cioè questi sono, e lì è un bel, cioè i problemi, adesso invece di risolverli lì accresciamo, però
è molto difficile se ci mancano gli strumenti proprio di base, le coordinate fondamentali. Qui viene fuori appunto la separatezza, lo sminuzzamento e così via. Avevo segnato una cosa, ecco, sul fatto che non c'entra, ma si collega a quello che dicevi tu prima. È vero che Pacino assume la posizione che hai detto, cioè lui diceva: beh, questi fanno la grande conferenza e la cosa è semplice, cioè si devono fermare i paesi in via di sviluppo, che sono quelli che poi in alcuni casi non li hanno fermati per niente, come sapete, cioè il successo economico industriale, forse anche molto pericoloso dal punto di vista dell'ambiente, della Cina a metà anni 80 non era affatto previsto, non c'era nessuna previsione in questo. Quindi alcune locomotive sono partite. La posizione di Pacino, a mio avviso, che idealizza tantissimo, no? La Cina come lui se la immaginava, più che altro, ecco, non è però per questo tipo di sviluppo, cioè lui, lui pensa piuttosto a uno sviluppo equilibrato, dove si supera la contrapposizione città e campagna. È quasi un'utopia ottocentesca, ecco, lui ha in mente quello. Quindi non è uno sviluppista da questo punto di vista, Pacino, non si può dire una cosa del genere. Ma poi la vera ecologia è quella. Hai capito? Cioè, lì dove ce l'avete davanti l'esempio, ma questa è la ripetizione di, come dire, errori intellettuali che attraversano tutto il Novecento, cioè, perché la vera ecologia è stata quella appunto dell'Unione Sovietica in un certo periodo, poi è stata, eccetera, per non dire peggio nel caso degli anni 70, e innamoramento per cose veramente un po' spaventose, perché nello stesso momento in cui Berlinguer faceva quelle riflessioni, altri pensavano che il modello fosse quello cambogiano o cose del genere. Cioè, quindi, ecco, si sono presi un po' di cantonate, no? E giustamente ne siamo ammaccati. Il problema è che da altre parti non viene fuori niente. Cioè, questo è il punto. Cioè, dice, vabbè, noi abbiamo sbagliato, non abbiamo capito poco, gli altri invece no, gli altri vanno avanti come treni su quello, cioè, vedete, vabbè, non voglio evocare oltre Trump Bolsonaro, cose del genere. Vabbè, torniamo sobri. Ah, sì, per stare a casa nostra. Non c'è dubbio, beh, colpa del tempo. No, scusate se siamo andati fuori dal seminario. Allora, ancora un'aggiunta. Noi abbiamo, noi ce l'abbiamo così, poi non siamo capaci di valorizzarlo, però insomma, in certi casi sì, quello di La Racconti ce l'abbiamo fatto su questi filoni. Lui ha lavorato molto anche su fondi nostri. Volevo, per chi fosse stimolato, allora il fondo Pacino c'è, va messo a posto. Abbiamo anche un fondo molto interessante, questo per dare la complessità del panorama, perché una persona che ha collaborato con Pece eccetera è stata tuttora vivente, molto anziana, Eleonora Barbieri Masini. Allora, lei era una docente all'Università Gregoriana, si occupava degli scenari futuribili, eccetera. Ecco, il suo archivio è molto interessante per ricostruire quest'epoca, un'epoca piena di speranza. Di speranza. Piena di speranza, ecco. Quindi, mentre non la stiamo facendo così, forse, ecco, troppo cupa, no? Ecco, questa è un po' la differenza del clima, perché era una vera energia. Io spero che i giovani ce l'abbiano, trovino l'appiglio, ecco. Ma nel senso che qui è stato raccolto materiale che, volendo, un futuro indeterminato potrà servire a ricostruire nei fatti. Ma sì, dai. Messi. Va bene, se non c'è altro, chiudiamo questo ciclo il 19 con una riflessione molto tranquilla, penso, sobria, filosofica, sul 68 visto dalla filosofia, non quella di Heidegger, da parte di Roberto Finelli, che è una persona che si è formata su Marx, però poi tutta una sua molto personale evoluzione. Poi iniziamo il 26 novembre con un ciclo di seminari su acqua e agricoltura, l'agricoltura e il consumo dell'acqua, cioè, andiamo avanti. Cioè, no, grazie.
grazie.